Allora, caffettino prima della partenza. Aeroporto, come ho detto prima, particolarmente vuoto. Sono preoccupato? No, nel senso no. Sono un viaggiatore, insomma, viaggio da tanto tempo, quindi no. Però devo dire, in background un pochino la cosa ce l'hai, quindi un pochino più attenti si è per forza. 5 ore di volo fino, 5 ore e mezza fino ad Addis Abeba, e poi scalo di 2 ore e poi 6 ore qualcosa per Cape Town. Ok ragazzi, ovviamente se siete dei viaggiatori come me sapete che il palinsesto negli aerei viene aggiornato più o meno una volta al mese, quindi io, avendo volato 2 settimane fa, fondamentalmente ho già visto tutti i film presenti sul volo e quindi la salvezza sarà Netflix e in particolare la sessione download, e io mi sono preparato, quindi tutto The Witcher e Peaky Blinders, che non ho idea di cosa sia, ma c'ha un sacco di stagioni. C'ha un sacco di stagioni e quindi mi sparo The Witcher e Peaky Blinders Season 1. Eccomi qua a Addis Abeba. Vediamo se mi prendo Addis Abeba, eccolo l'aereo con cui sono atterrato. Pensavo di avere un pochino più di tempo per lo scalo, invece no, sto andando direttamente al gate. Francamente non mi dispiace particolarmente, perché l'aeroporto è piccolo, ragazzi, è veramente piccolissimo, cioè è praticamente inesistente, quindi vi faccio vedere. Eccomi qua ragazzi, finalmente a destinazione Cape Town. Abbastanza stanco, ho passato il controllo medico, quello che ti prendono la temperatura, ti chiedono se sei stato in Cina, eccetera eccetera eccetera. Tutto a posto, ci sentiamo più tardi, vado a prendere Uber.